Ho parlato con un sacco di ragazzi oggi e mi capita ultimamente veramente molto spesso di avere persone che mi chiedono delle risposte a delle problematiche relative alla voce e mi accorgo che per la stragrande maggioranza delle volte queste problematiche nascono dal respiro. Praticamente ci facciamo beccare all'interno di tutta una serie di problematiche più avanzate quando siamo a cantare in voce mista, quando stiamo lavorando sul vibrato, quando lavoriamo sulle agilità, sulle scale, sulle cose rap, quando impariamo canzoni difficili, quando cantiamo in belting. Siamo sempre alla ricerca di, come dire, un micromanaging delle cose che stanno da qui in su, quindi in che punto è la risonanza, dove va a colpire il suono, quanto è aperto dietro, ma ci scordiamo che in realtà il motore di tutta la faccenda sta nella pancia, o meglio, sta nel modo in cui si gestisce la respirazione. E io tendo un pochino ad arrabbiarmi, ma in realtà non è, cioè è la cosa più naturale del mondo perché siamo talmente occupati appunto in queste zone qua che ci dimentichiamo di quello che è sotto. Addirittura qualcuno a volte mi dice: "Oh, Dio, Ale, scusa, mi sono dimenticata di respirare." Come fai a dimenticarti di respirare, salame? Non è possibile. Respirare è il motore del canto. Immaginati di avere la bocca all'altezza dell'ombelico, praticamente, e prova veramente a immaginare, per qualsiasi, ora scherzi a parte, prova veramente sempre a portare l'attenzione al respiro. Qualsiasi difficoltà, quindi ricordati sempre, fai un check rapido di rilassare completamente la gola e lasciare che questo enorme mantice all'altezza della tua pancia, oh, brividi, all'altezza della tua pancia, si muova per spingere il suono in alto. Qua non ci deve essere niente, nessuna forma di, non c'è, non esiste la gola, è l'aria, è la respirazione, è responsabile del modo in cui si canta. Quindi ragionate moltissimo che più andate avanti e più dovete tornare al semplice. Riportare attenzione all'aria, alla respirazione, d'accordo? Oggi sono brevissima, ragazzi, scusatemi, ma ho tanta fretta. Guardate un po', guardate cosa mi hanno, di cosa mi hanno fatto omaggio, lo adoro. Ops, lo devo inquadrare meglio. Un po' di egocentrismo non fa mai male. Ragazzi, vi ricordo naturalmente che io faccio questi live più spesso che posso, cercherò di riprendere nella mia quasi quotidianità, rispondo alle vostre domande, ci sono per qualsiasi cosa, non esitate a chiedere. I prossimi giorni cerchiamo di fare un paio di esercizi, cerco di connettermi più che posso. Se avete delle richieste, delle esigenze, fatele. Io naturalmente quando posso e come posso vi rispondo e ricordo sempre a tutti che esiste videocorso dove io ho pubblicato un metodo vero e proprio di canto, quindi non sono soltanto delle indicazioni qua e là, ma sono tutte le informazioni che servono proprio per fare un lavoro sulla voce, per tirarla fuori, per imparare a mettere le cose nel giusto ordine. Ci sono le spiegazioni, gli esercizi, come si studia una canzone. C'è un sacco di materiale là dentro, d'accordo, ragazzi? Quindi dateci un'occhiata. Il sito è cantafinoallestelle.com. Alessandra l'ho conosciuta quasi per caso ad un seminario che lei teneva a Napoli. Ne sono innamorata perché ero arrivata a questo seminario comunque carica di insicurezze. Avevo già consultato vari insegnanti, però avevo comunque questa sensazione di non aver risolto tante cose. È stata una sorpresa pazzesca. Con Alessandra vai a esplorare il tuo corpo al 100% e soprattutto, senza che tu te ne accorga, fai dei cambiamenti assurdi. Io, da quando studio con Alessandra, ho aumentato la mia sensazione di 2 toni. Alessandra è sempre pronta a rispondere alle tue domande, a risolvere i tuoi dubbi. C'è veramente una sicurezza al 100%. Perché io in pochi mesi ho trovato dei benefici assurdi e veramente dei miglioramenti pazzeschi sia a livello tecnico che a livello emotivo.